Tre volte al giorno, al mattino, al crepuscolo e a sera, il gran sacerdote di Amon indossa i paramenti sacri e in silenzio procede attraverso il tempio di Karnak fino al santuario, la parte più piccola e nascosta dell'edificio. Tolti i chiavistelli della porta, egli avanza da solo fino al sacrario che contiene la statua del dio e, dopo averla liberata della veste che l'avvolge, lava l'immagine con acqua e natron, poi le applica delicatamente la pittura sugli occhi e la riveste con abiti puliti di finissimo lino bianco. Per evocare il Ka pronuncia le formule di rito e, quando il dio si manifesta, gli offre il cibo e le bevande del suo pasto divino. Rinnova anche i cibi che quotidianamente vengono offerti ai faraoni defunti, idealmente consumati, verranno poi dati agli addetti del culto. Terminata la cerimonia, il gran sacerdote, primo servitore del dio, si ritira tenendo il viso rivolto al santuario e facendo sparire ogni traccia di presenza umana, cancellando dalla sabbia del pavimento le sue stesse impronte. Le porte vengono poi sigillate con la creta fino al pasto successivo.